Ci siamo, il derby è alle porte, quindi visto che non ci sono tantissime notizie, voglio fare una classifica, anzi una formazione degli 11 giocatori più forti che io abbia mai visto di Milan ed Inter. Non 11 del Milan e 11 dell'Inter, ma proprio l'11 titolare composto da giocatori di entrambe le squadre. Proverò ad essere oggettivo perché sono milanista, ma non voglio fare il troppo milanista, quindi se ci sono giocatori dell'Inter che reputo migliori per un determinato ruolo, allora metterò quelli. Comunque è una mia personale classifica, è una mia personale formazione. Ovviamente me ne sono dimenticato. Alcuni, ovviamente altri dovrebbero esserci. Comunque, fatemi sapere voi quali giocatori avreste messo. Il modulo è un 4-3-1-2, che è un po' il modulo che ha contraddistinto sia la nostra Champions che il triplete dell'Inter. Ed eccolo qua. In porta il ballottaggio è molto aperto perché comunque abbiamo un sacco di portieri, abbiamo avuto un sacco di portieri buoni. Noi abbiamo avuto il Dida del 2003 che era sensazionale, l'Abbiati dell'anno dello scudetto, Teerandanovic, adesso Donnarumma, insomma tutti questi portieri. Però appunto il migliore secondo me come obiettivi raggiunti, come stagione singola è stato Julio César dell'anno del triplete, un portiere semplicemente straordinario, aveva fatto quella parata al Camp Nou con Messi, insomma un portiere incredibile, e quell'anno comunque buona parte del triplete arrivò anche dalle parate di Julio César. Ovviamente non l'avevo detto prima, ma questa classifica è semplicemente tra gli anni in cui ho visto io il calcio, quindi da circa il 2003, 2004, 2002 fino ad oggi. Difesa 4, e questa difesa è abbastanza difficile metterli perché comunque abbiamo avuto un sacco di straordinari campioni in tutti i ruoli, in tutti e quattro ruoli della difesa, però comunque bisogna fare una scelta. Allora partiamo dal terzino sinistro. Terzino sinistro si potrebbe mettere Maldini, però per quanto l'ho visto io Maldini è sempre stato un centrale principalmente, e quindi mettiamo il capitano dell'Inter storico, Javier Zanetti. Zanetti in realtà non è che sia proprio un terzino sinistro, anzi mentre ero qua mi sono cercato di ricordare quale fosse effettivamente il suo ruolo perché lo vedevo sempre in campo ma non ho mai capito bene in che ruolo giocasse. Ho cercato su Wikipedia e praticamente c'è scritto che ha giocato in tutti i ruoli del campo, principalmente come terzino sinistro nella parte finale della carriera, quindi mettiamo lui. I centrali di difesa invece penso sia scontato per me dire che sono i due centrali difensivi del Milan, appunto del Milan grandioso degli anni che andavano dal 2002 al 2007, quindi Maldini e Nesta. Nesta e Maldini erano una coppia straordinaria, sono anni che proviamo a trovare i loro eredi, ovviamente è difficilissimo. Romagnoli in parte potrebbe ripercorrere un decimo della loro carriera, però appunto è difficilissimo. Comunque Maldini e Nesta, il muro rossonero, il muro che ho deciso di mettere in questa formazione. Passiamo poi a destra, dove il ballottaggio era abbastanza aperto, ma principalmente tra due terzini brasiliani, ovviamente Cafu e Maicon. Avrei scelto Cafu per questione di cuore, forse anche stato più forte, però per una questione diciamo di par condicio, di equilibrio, scelgo Maicon in questo modo. Ne abbiamo 3 dell'Inter e 2 del Milan. Pensavo di averne messi molti di più del Milan, invece per ora siamo 3 a 2. Partiamo ora al centrocampo, centrocampo a 3, in cui il ruolo di playmaker deve essere necessariamente di Andrea Pirlo, probabilmente uno dei migliori registi della storia del calcio, sicuramente il miglior regista che abbia indossato la maglia del Milan e dell'Inter negli ultimi 20 anni, un giocatore semplicemente straordinario. Per quanto riguarda le mezzale, anche qui ci sarebbero un sacco di alternative, ho deciso di prendere una del Milan e una dell'Inter, anche se appunto è stato stra-difficile scegliere. Comunque, per quanto riguarda il Milan, nella mia squadra ideale non sarebbe mai potuto mancare Gennaro, Ivan Gattuso, Rino Gattuso. Il nostro ex allenatore, un treno in mezzo al campo, correva dappertutto, incitava, caricava, insomma, un giocatore indispensabile. Mentre per quanto riguarda la mezzala destra, ho deciso di scegliere un giocatore dell'Inter, quindi non Seedorf, e il ballottaggio in questo caso era tra Cambiasso e Stankovic. Sinceramente non saprei chi scegliere. Per simpatia prendo Cambiasso, che mi sembra un giocatore più completo, diciamo comunque più versatile. Insomma, Cambiasso mi è sempre piaciuto come giocatore, anche come persona, anche come opinionista, quindi mi piacerebbe averlo in questo potenziale 4-3-1-2. E poi si passa all'attacco. Il ruolo di trequartista da milanista è impossibile non darlo, è soltanto un giocatore, ossia Ricardo Isaacson dos Santos Leite Kaká, il nostro giocatore più forte degli ultimi 20 anni, il giocatore che io personalmente ho amato di più, il nostro ultimo grandissimo fuoriclasse, l'ultimo pallone d'oro del Milan per chissà quanto tempo, un giocatore semplicemente di un altro pianeta. In attacco invece le cose si fanno molto più complicate perché qui abbiamo un sacco di giocatori fortissimi, un sacco di attaccanti che hanno fatto la storia del calcio, Travieri, Milito, Sheva, Inzaghi, un sacco di attaccanti fenomenali, quindi è stato davvero difficilissimo scegliere. Avrei voluto mettere ovviamente Inzaghi e Shevchenko, ma ne ho dovuto scegliere soltanto uno, e l'altro posto l'ho dovuto dare a un altro dell'Inter. Quindi nell'Inter ho messo il Principe Milito, autore nel 2010 di una stagione a livello di attaccante semplicemente incredibile, semplicemente pazzesca, ha segnato in tutte le partite decisive, era una macchina da gol, ma soprattutto una macchina da gol nei momenti decisivi. E per quanto riguarda invece l'attaccante del Milan, scegliere tra
Shevchenko e Inzaghi è davvero troppo difficile, quindi sinceramente non me la sento. Uno dei due, o Shevo o Inzaghi. Ovviamente forse Shevchenko è più completo, ma Pippo è più attaccante, è sempre stato più punta, entrambi si completavano a vicenda, quindi forse per come giocava Milito potrebbe servire un filo di più in Shevchenko, però non ne sono sicuro, quindi Sheva o Inzaghi, per me non c'è alcuna differenza, uno dei due. Questo era il mio 4-3-1-2 con i migliori giocatori che io ho visto di Milan e Inter. Fatemi sapere voi quali altri avreste messo. Ovviamente ci sarebbe Ronaldo il fenomeno, che però io appunto non ho fatto il tempo a vedere più di tanto con la maglia dell'Inter, anzi forse non ho mai visto, perché di lui mi ricordo semplicemente un po' le voci del 2002, ma io non l'avevo mai visto giocare nell'Inter. Quindi questa è la mia informazione. Se vi è piaciuto il video, fatemi sapere la vostra con un commento. Ciao.